ragazzi! Ciao! Oggi siamo qua con Chiara, che è venuta a trovarci, sì! Là dietro c'è anche Gatto Denver, ma non credo si veda. Sì, ecco il Gatto Denver, immancabile, ovviamente in tutti i miei video. Che poi si è innamorato di Chiara, tipo. Ti ha pianto fino adesso, hai visto? Come aveva iniziato tranquillo. Sì, sì, oggi faremo questo video che si chiama Never Have I Ever, in cui verranno fuori tutte le robe più assurde che noi abbiamo fatto e mi sto già vergognando perché verrà fuori che sono tipo una criminale, quasi del genere. Penso che dopo questo video cambierete idea su di noi. Benissimo, comunque non so perché abbiamo deciso comunque di farci del male oggi. Sì, allora noi qua abbiamo già le domande pronte sul cellulare. Non abbiamo i cartelli. Esatto, bravi. Quindi adesso andiamo a preparare i cartelli e poi ritorniamo. Ok, ce le abbiamo fatte e abbiamo preparato i cartelli. E che tra l'altro se lei non mi fermava, io non me ne rendevo neanche conto. Cioè stavo continuando, abbiamo le domande pronte. Tutto io ero tipo così, oddio no. Organizzatissima e poi ops. Cartelli ci sono. E Gatto Denver è sempre là. Si è spostato. Giusto, perché vuole essere nell'inquadratura. Vedi che è perfetto lì in mezzo. Cioè anche io non so tu, ma sono in ansia. Anch'io. Ho paura di fare questo video. Chi le legge le domande? Tu. Io? Sì. Non facciamo una e una? Dai facciamo una e una. Una, va bene. Mio Dio, io non ho mai girato un video del genere. Sono sconvolta. Preoccupatissima. Hai mai fatto finta di farti male per mancare ad un appuntamento? Partiamo con una molto easy, sì. Ve lo dico, questa è forse la più easy di tutte. Sì, più o meno. Sì, è la più easy. Hai un po' tu. Sì, credo di sì, dai. Cioè, nel senso, magari non di farmi male, però tipo... Oggi ho la febbre. Sì, ho cose, sì, tipo, non mi sento tanto bene. Sono sempre, sì. Cioè, penso che l'abbiano fatto tutti almeno una volta nella vita. Esatto. Anche perché dire non mi va di vederti fa un po' brutto. Invece così c'è una scusa. Esatto. E io ovviamente mi becco subito quella. Cioè, ma non poteva che essere così. No, vabbè. Hai mai fatto sesso nella camera dei tuoi genitori? Io dovrei pensarci in realtà. Anch'io ci sto pensando. Perché non sono sicura, però credo... Anch'io sì. Credo. No, non penso perlomeno. Il fatto che non ce lo ricordiamo la dice è molto più grave. Comunque credo never. No, no, esatto, mai. Hai mai baciato una donna? E qua la gente cambierà idea su di me. No, davvero? Diciamo che è stato più un esperimento tipo da, non lo so, da 14 anni con una mia amica. E un giorno eravamo là tipo annoiate. Vuoi che proviamo? E io, ok. E poi tipo abbiamo provato e ci siamo tipo allontanate, disgustate. E beh, però io ho provato. Adesso so che era giusto. E qua perdo metà dei miei. No, io so il net. Ciao, è stato bello, grazie. Hai mai fatto un tatuaggio di cui ti sei pentita? Sì. Purtroppo sì. Davvero? Sì, ne ho diversi, forse quelli che ho fatto quando ero più piccola. Faccelo vedere. Tipo la fatina. No, è sulla pancia, è enorme. La fatina adesso sono un po' pentita sulla spalla. È bellissima, tutte le stelline. Non lo so, perché anche se è un po' sbiadito, non lo rifarei, è grosso, forse avrei fatto una scritta. E poi sulla pancia quello enorme che ho, che va bene. È enorme, tipo? È uno enorme, grossissimo che arriva fino quasi alla gamba e secondo me è troppo invasivo, preferisco quelli piccoli, più piccoli. Adesso ti sei più fiondata, sì. Però a me la tua fatina piace tanto. Davvero? Sì, vabbè, che a me le fatine piacciono tanto. Già, di vederli forse ti stancano dopo un po', troppo. Però non lo toglieresti mai. No, questo no, ma quello se potessi sulla pancia sì, è troppo grosso e poi c'è anche quindi pubici. Ma fighissimo, no. Hai mai curiosato nel telefono del tuo fidanzato senza che lui lo sapesse? Oh mamma. Ma scusa, ovvio. Cioè, ma che domanda. Penso che anche questo l'abbia fatto chiunque. Sempre. Così ti capita l'occhio, guardi due cosine, sì. Non c'è bisogno di avvisarlo. Oppure lui sta facendo la doccia e a me non capita l'occhio, ma vado proprio a cercare il telefono della sì, sera. Cioè, beh, ci sta. Secondo me lo fanno anche loro noie. Sì, non vorrei sì, dirlo, no, ma cioè, io sono sicura. Sicuramente. Io tutte quelle che ci sono più o più spinte, Chiara le legge. Ma perché è il mio turno d'altra parte. Allora, hai mai fatto sesso in un posto pubblico? Posto pubblico, cioè che ci sono anche altre persone. No. Oddio, no. Sono tipo la pervertita della situazione. Davvero? Sì, ma più volte. Che posto pubblico? Tipo in aereo. Ah, ok, davvero. Beh, io non, è per quello perché io non prendo l'aereo, se no probabilmente ce l'avrei anch'io. In aereo, nel bagno dell'aereo. No! Nell'aereo?
ok. Cioè, perché era buio e sei tipo in business, sdraiato. Forse non dovevo dirlo. Io prima ho perso metà degli iscritti, adesso ho perso la lista. Addio, ciao a tutti proprio. Però devo essere onesta in questi video, sono di tutto nonno. Tu leggi le domande peggiori, io però le risposte. Hai le risposte peggiori, quindi va benissimo. Credo che sia peggio così, fidati. Questa invece è più normale, è più normale. Hai mai preso il sole in topless in spiaggia? In spiaggia? Proprio solo in spiaggia? Allora, mare. No, tipo in spiaggia no. Io non è che ho preso il sole in spiaggia, però tipo era notte e c'eravamo solo io e sta mia amica e ci siamo fatte il bagno nude, però c'eravamo solo noi ed era notte, quindi non ci siamo viste neanche a vicenda. Però non prendevate il sole. Non prendevamo il sole. Allora no. Prendere il sole no, solo invece tipo nel giardino di casa. Io nel giardino di casa sì, assolutamente, no. Dove non vede nessuno. No, mi vergogno troppo. No, anch'io topless, poi no. Tocca a me, adesso verrà la cosa peggiore. Hai mai fatto il bagno nuda? Tu hai già risposto. Ah, ce n'erano due, allora sì. Io no, mai. Tu di notte l'hai fatto? Di notte. No, io nuda mai e non ho neanche mai fatto il bagno di notte, mi sa. No! Ho avuto una vita triste, ragazzi. Ok, prossimo ragazzi, anno cioè, venite a Trieste e lo facciamo. Il bagno nudo di notte, cioè questa è una promessa. Assolutamente sì. Devo farlo, cioè, non ho fatto niente. Questo è anche abbastanza normale. Hai mai fatto scherzi telefonici? Vabbè. Dai, anche questi tipo, che tipo di scherzi hai fatto? Ma in realtà probabilmente spesso ai miei genitori, soprattutto da quando sto con Basil, è una cosa incredibile. Ma davvero? Mi fa fare scherzi a chiunque. Quindi sì? Mi sa che nei vari scherzi anche, sì, ma cose tipo, non lo so, sono il corriere, mia mamma non ha ordinato nulla, cose molto banali. Sì, spesso, e anche a sua mamma, cioè ne facciamo veramente un po'. Ma poverina! Sì. No, io li ho fatti, ma tipo... Una volta mi ricordo ero tipo con mio cugino, ma era una sua idea, perché io non sono mai riuscita, io non riesco a ideargli, è lui, non riesco proprio neanche a parlare. Ma mi vede ridere. Mi vede ridere, ma poi mi dispiace, mi sento tipo in colmo di cotti, io cosa sto facendo? Però sarebbe carino fare un video sugli scherzi telefonici. Sugli scherzi telefonici. Però non so se sarei capace, tipo già quando ho fatto I con Luke dovevo chiamare le mie follower, sì. Volevo fare tipo la finta, tipo, ah, sono della, non so, sono della Vodafone, e poi dire che ero io, ma non ci riuscirò. Cioè sono troppo rimbambita per queste cose. No, io non sono brava. Arrivo io, ovviamente. Hai mai mandato selfie nuda? Certo, se no. Ma veramente l'abbiamo fatta. Ma boh, sembra fatta apposta. Selfie nuda? No. No. Assolutamente selfie no. Selfie nuda no. E sono anche contenta perché così, sai, con gli ex poi non hai problemi. No, perché dici poi chissà uno che cosa fa. Ragazzi e ragazze, meglio non fatelo, mandarli, non mandateli. Vi fate al massimo, vi fate il selfie per voi, sì, e ve lo guardate voi se proprio volete. Però mandarlo agli altri non lo farei, non si sa mai. A nessuno, eh? No. Hai mai baciato uno sconosciuto? Sconosciuto, cioè che non lo conoscevi, l'hai baciato? Sì, che tipo non sai il nome, non sai praticamente niente. No, ragazzi, io non ho fatto niente di tutto. Ma dai, questo. Ma come è possibile? Sì, ti prego, giusto per sembrare un minimo, ma davvero? Sì, devo raccontarlo? Sì! E praticamente basta che questa persona non veda sto video, che sennò veramente. No, vabbè, se stai guardando questo video. Era tipo. Boh, ero tipo in seconda superiore. Non lo mamma mia, che roba stanno uscendo da questo video! Dovevamo farne un altro, un'altra categoria. Tipo, lo scherzo telefonico era meglio. Era meglio. E praticamente era tipo a carnevale. E tipo, boh, avevamo bevuto un paio di cocktail così. Penso secondo o terza superiore, secondo o terza, boh, non mi ricordo. E boh, fumavo sigarette, ma tipo una al mese. Però quella sera, sai, era figo con le amiche, vabbè. E tipo ho chiesto una sigaretta ad un ragazzo, che era anche carino, molto carino. E lui mi fa, beh, io ti do una sigaretta, ma tu cosa mi dai? E gli ho detto, non so come, perché non è da me. E io gli ho detto, un bacio. No. Perché mi piaceva, onestamente, ero single. E mi fa, ok. Accettato su il pacchetto, non so come. E noi poi ci siamo dati sto bacio, che era proprio un bacio. Sì, per pochi secondi, poi questo, io mi sono allontanata. E poi non l'hai mai più visto. Mai cioè, più visto, non sono anche, non so come si chiami. No, a me non è mai successo. E solo stavolta, però, mia discolpa, così, cioè. Sì, sì. Però sì. Basta, adesso avrò un iscritto, però forse un iscritto, lei e basta. Hai mai comprato i follower? Qui no, immaginavo che saremmo state d'accordo. Grazie al cielo, questo, non ne abbiamo bisogno. No, ma poi non.
non sono d'accordo con questa cosa e lo dico sempre, esatto. No? Never. Anche perché never. Poi ti chiudono il canale, prima o dopo te li tolgono. Comunque in qualche modo o tornano indietro o si accorge chiunque, perché non puoi aumentare da un giorno all'altro in un modo incredibile. Esatto. No, non è nel nostro stile, ma immaginavo. Grazie al cielo no. Hai mai incontrato un hater o un hater di persona? Ma non sono sicura. Anch'io non so bene come definire la cosa. Praticamente a me è successo a Milano ed ero con la vincitrice del concorso Roventa e dovevamo andare insieme per negozi così e lei si doveva scegliere tutto quello che voleva, facevamo shopping, io l'accompagnavo e c'era una ragazza in cassa da Sephora e per questo che ho pensato che mi avesse riconosciuto, perché da Sephora di solito ci riconoscono da Sephora e questa ragazza mi guardava tipo così. Ah, era proprio arrabbiata? Sì, non mi ha detto niente, però mi fissava tipo... Tipo sì, allora sapeva riconosciuto, no? Perché ti avrebbe... Non lo so, infatti ho detto assomiglio tipo a una che le ha fregato il fidanzato. Magari è quello che... Magari non c'entrava niente, dai. Però secondo me era una che non so perché ce l'ha con me, anche se non mi conosce. E tipo mi guardava malissimo, io pensavo, ma cosa le ho fatto di male? Io non so chi sia. E lei tipo... Ma ha continuato? Sì, ma era tipo una roba, stavo per dire qualcosa, però siccome non mi piace tipo litigare, allora ho detto boh. Poi c'era sta ragazza che ha vinto il concorso di Roventa che era tutto contenta, non volevo rovinarmi là. E tu? No, a me è successo, penso anch'io a Milano, però niente di che, quindi magari in realtà era solo qualcuno che in quel momento gli giravano le scatole, però erano tipo due ragazze, una ragazza mi ha fermato, quindi è venuta a salutarmi, mi ha abbracciato, eccetera, e la ragazza che era con lei ha fatto tipo... E se n'è andata. Okay, va bene. E lì infatti avevo detto no, ma magari era solo in un momento, no? Sì, ma non voleva fermarsi, però potrebbe essere. E la sua amica magari... ti ha detto qualcosa? No, è stata carina, abbiamo fatto una foto e poi niente, mi ha salutata. Invece l'altra amica proprio era arrabbiatissima, non lo so. Dio. Infatti ci sono rimasta male, ho detto ok. È assurdo però, ma sì. Magari cioè noi non sappiamo chi sia. Poi magari... Poi magari non c'entrava niente, l'ha detto con un caso della arrabbiata per qualunque altra cosa. Non si sa, però forse, infatti sì, forse. Strano. Diciamo forse. Beh, siamo sì, non c'è il forse qui. No, maybe. Hai mai litigato con un'altra youtuber? Ma di persona o anche tipo... Online. Non lo so. No, io sono così... Assolutamente. Io diciamo di sì, non di persona però, però non voglio approfondire. Perché se è meglio di no, perché poi... Prossima domanda. Prossima domanda. Next. Hai mai rubato qualcosa? Non c'è sto maybe, perché non l'hanno maybe, fatto? Perché io non perché me lo sicuramente così. Una caramella gommosa. Esatto, anch'io, qualcosa del genere, tipo... Però magari una roba grave no. Ecco, almeno qua no. L'unica domanda di rubare vero e proprio no. Credo che tutti i miei follower pensassero che io sarei stata così tutto il tempo. Dopo le prime risposte probabile. Invece è stato, cioè, oddio. Io sono stata così, potevo tatuarmi never, almeno non me ne sarei mai pensata. Beata te! Cioè, forse dovevo mentire, dire no. Non ho fatto niente, la mia vita. No, però rubato no. Però no, sicuramente tipo una caramella l'avrò sgraziata. Secondo me sì. Sì. Hai mai dato un numero di telefono falso? C'era un periodo che lo facevo sempre. Allora, se mi chiedevano il numero ed ero con una mia amica, dicevo scusa, sono lesbica. E funzionava da Dio. Davvero? Ti giuro, se tu sei con una tua amica e ti dicono: ah, ragazzi, ma cosa fai? Beh, sei con lei. Sì, prendi la mano. Sì, prendevo la mano. Scusa, sono lesbica. E ci rimanevano malissimo. Basta, però a volte insistevano di più ad avere il numero. Perché gli dipende chi trova. Esatto. O se no, se ero da sola davo proprio il numero sbagliato. Il problema era quando provavano a farti lo squillo subito. Quello è vero. Che ti dice, così ti lascio il mio e lì sai che dici: oh mio Dio, lì, cosa faccio? E lì è un po' un problema. Però sì. Mi è capitato anche quello. Mi è capitato anche quello. Anche a me. Brutto, perché poi sei lì non puoi più fare niente. No, ormai hai mentito spudoratamente. Infatti, e lì mi sono un po' vergognata. Però qualche volta funziona. E tu quando? A me è cose simili, sì, ma io direttamente proprio tipo sbagliavo le ultime 3-4 cifre volontariamente e poi magari me lo richiedo, guarda, non sono riuscita a salvarlo e io non mi ricordavo più cosa avevo inventato e non, cioè, figure veramente terribili. Infatti secondo me è meglio dire no, guarda, non lascio il mio numero in giro. Effettivamente sì, sarebbe meglio dire perché è peggio quando poi ti trovi in queste situazioni. Però come fai a dire scusa, non mi piace? È brutto anche quello.
Hai mai fatto sesso telefonico o tipo via messaggio? No, per una volta te ne è capitata una a te. Ovviamente. No, ma no, in che senso? Ma perché io dico ovviamente, poi vedo te tu? Ma no, perché non ho capito in che senso. Cioè, proprio scritto delle tipo, cose. Sì. Non mandato le foto, no? No, no, tipo mandato delle messaggi. Cose un po' più sì, sexy. Sì, oppure, vabbè, allora oppure via telefono. Ok, no, allora va. Meno male! Foto, dicevo no, non ho mai mandato foto strane o cose, no, allora ok, sì, qualche cosina. Sì. Poi sexy. Calcolate che io c'era il periodo che abbiamo iniziato a frequentarci io e Tomas, io abitavo ad Amsterdam e lui abitava a Trieste, quindi sicuramente, penso che sia proprio la prima volta. Ma a me è successo infatti quando l'unica volta in una relazione in cui eravamo a distanza, sì. Perché se sei vicino un po'. Sì, non avrebbe senso. No. Oppure sei tipo piccolo e abiti con i genitori. Era anche bello, però lì forse io non avevo ancora il cellulare finché non sono stata un po' grande, quindi anch'io. No. Ah, penultima domanda siamo, eh. Meno male, cioè. Oh, hai mai avuto problemi con la legge? Almeno qua. No, never, nel senso non particolari problemi, cioè magari le multe, ma non credo sia un problema con la legge. Io non ho mai preso neanche una multa, ti giuro. Io multe sì, lo sanno. Cioè. Vabbè che ho girato per tanti anni in bicicletta e non ho mai avuto proprio una macchina mia, però quando guidavo tipo la macchina di mia mamma, del mio ex. Io prendo, cioè se io prendo la macchina prendo anche la multa. Davvero? Cioè è proprio scritto, perché poi la uso anche tanto. Ma a me, mi hanno fermato, devo dire, mi hanno fermato, però ho sempre detto tipo così, io invece non riesco, mi agito e quindi è finita, perché no, vedono che sei lì. Ma tu devi sbattere gli occhi tipo scusi, devo provare effettivamente. Non mi hanno mai fermato, è la prima volta, scusi. Dovrei fare così, va a guardare l'elenco di volte, cioè se va a guardare il mio ciao. E l'ultima? Ci siamo! Ci siamo! Hai mai chiamato il tuo ex mentre eri ubriaca, tipo super disperata? E poi lo chiami e ma fai una figura di pizza? Potrei averlo fatto. Davvero? Quando ancora non ero super astemia. Io no, raccontaci assolutamente subito tutto. Potrei averlo fatto quando ancora non ero super astemia. È vero, io ho cercato di farla bere champagne, prosecco, non c'è verso. Come non funziona nulla. Non c'è verso. È vero. Però forse da piccolina mi era successa una cosa del genere, piccolina, nel senso, piccolina vuol dire 10 anni fa, avrò avuto 20 anni e probabilmente ero talmente disperata che ancora no, avevo smesso di bere e quindi probabilmente avevo... Ma ti aveva lasciato lui? Sì, mi sa di sì, facendo una figura terribile che il giorno dopo volevo tipo sotterrarmi per aver fatto... Detto? Non me lo ricordo, troppo tempo, però penso di aver implorato, detto cose di qui, poi mi sono pentita totalmente. Poi sei sparito, non si è mai più fatta arrivare. No, per fortuna non l'ho neanche mai più visto. Meno male. Che sono venuti fuori le carini. Sì, gli scheletri negli armadi, le robe peggiori che io abbia mai fatto nella mia vita. Benissimo. Se siete ancora iscritti a questo canale dopo aver visto questo video, vi sono grata infinitamente. Quindi questo è tutto. Ringrazio Chiara che è stata la nostra special guest di oggi. Vi metterò qua sotto il video che abbiamo fatto insieme per il suo canale, perché facciamo un video per il mio canale. Venite a vederlo perché anche quello è epico. Esatto, quindi ve lo metterò qua sotto nel box informazioni. Noi vi mandiamo un bacio enorme e alla prossima. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!